governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. Ma prima erano buoni, capito? C'erano i tedeschi anche prima. Sì, anche prima c'erano. Ma dopo l'armistizio, che l'Italia non è stata più con loro, che i tedeschi e gli italiani sono levati, i tedeschi in armata da solo, sono diventati maligni, capito? Maligni contro gli italiani, perché quando che ritiravano, non so, da Roma, da Berlino venivano su, allora le truppe, visto, si spostavano, e da attento, toccava stare attento, perché portavano via ogni cosa, da chi portavano via le vaccine, le bestie, da chi i molli, da chi... E poi alla caduta del fascismo si organizzò una... fummo presenti, partecipammo a una manifestazione quasi spontanea che si organizzò dietro una banda militare che passava per Corso Vannucci. E poi, via via, in queste settimane convulse che andarono da luglio al settembre 43, il Partito Comunista riorganizzava un po' le sue file e sentì allora parlare, prima ancora dell'8 settembre, della necessità di prepararsi ad una lotta armata contro i nazisti, e quindi di cominciare a raccogliere armi e cominciare a inquadrarsi militarmente per attaccare i nazisti. Poi la giornata drammatica del 9 settembre, quella successiva alla proclamazione dell'armistizio, manifestazione di piazza, e io ricordo fin da allora la linea che il Partito Comunista prendeva, nella persona di Armando Fedeli, che era un suo dirigente molto autorevole, di portata internazionale, perugino di nascita, tornato dal confino, e che cercava di riorganizzare assieme a vecchi antifascisti, vecchi comunisti d'origine operaia, emigrati in Francia nel 21-22 e riportati in Italia nel 42, al momento dell'occupazione italiana e tedesca della Francia meridionale, dove erano concentrati per lo più questi nuclei di emigrati italiani, riportati in Italia, confinati o sotto sorveglianza. E ecco, ricordo Armando Fedeli che assieme a Dario Taba, uno di questi italo-francesi, diciamo, e ad altri, tra cui ricordo l'allora proprietario del Caffè Tureno Gargiulo, cercava di riorganizzare, ricordo Enea Tondini anche, cercavano di riorganizzare questo Partito Comunista. E ricordo che contro alcuni di noi, che molto più realisticamente, nonostante il livello molto inferiore di preparazione politica, sostenevamo che l'esercito se la sarebbe squagliata, come così nella maggior parte d'Italia è avvenuto, e che saremmo rimasti soli a dovercela sbrigare contro i nazisti, e sosteneva invece una politica, in prospettiva rivelatasi giusta, però anche se nel momento mostrò dei limiti, di rapporto, di alleanza, di contatti con l'esercito: non manifestate contro l'esercito, non manifestate contro gli ufficiali, prendete contatti con loro. Perché poi entrarono a Perugia i tedeschi, nel frattempo il Comitato Unitario Antifascista cercava di organizzare delle formazioni armate, e sull'onda di questa iniziativa alcuni di noi lasciarono Perugia e tornammo in città. Ci disperdemmo perché eravamo ricercati o per obblighi di leva o per altre ragioni dai tedeschi e dai nazisti, e ci dedicammo alla preparazione di squadre armate, al reperimento di armi e di munizioni, alla diffusione di un periodico fatto da giovani per i giovani, e alla preparazione quindi per l'occupazione militare della città, per quello che avrebbe forse potuto essere un'insurrezione, ma non è stata. E la città sotto l'occupazione lei l'ha vissuto? Era già sposata? Mi sono sposata durante l'occupazione nel 43. Che si ricorda? Mi ricordo. Come lo prendevi? C'eravamo abituati a queste limitazioni.
La cosa che più mi dispiacque è che i tedeschi, che avevano il campo, il loro quartiere maggiore al Brufani, non mi permisero di fare le fotografie quando sposai. Ci voleva un permesso speciale. Allora, qui c'era uno stabile che era adibito a officina. E più di là c'era la stacapannaccia e di qui i tedeschi ci avevano fatto l'officina e c'era tutto, riparavano macchine che venivano dal fronte, tutto qua. Solo meccanici. Erano armati. Erano, sì, sì. Però con la popolazione Solomeo ci fu un rapporto, addirittura qualcuno si era anche fidanzato. C'era il mulino di Bella Vita e lì c'erano due ragazze che i tedeschi l'avevano visto, le volevano portarle via perché due ragazze 18-20 anni, insomma anche bella ragazza. Se non che la mamma, la signora Marina, che ora è morta, sapendo sta cosa ha messo in allerta queste ragazze. Vedendo arrivare i tedeschi dalla strada ha nascosto subito queste ragazze in soffitta e in soffitta, guarda caso, c'erano i piccioni. E ricordano benissimo ancora che c'era tutto lo stecco di piccione, i pollini qui là, ma loro stavano lì stese perché la paura che i tedeschi li portassero via. E lei dicendo ai tedeschi, guarda che io sto ragazzo lo conosco, sono passati qui, ma io lo conosco, non so chi sono. E così sono salvata, perché altrimenti li avrebbero portati via, e non sa che fine avrebbero fatto. Qui fuori della porta c'era una lapide che ricordava Mussolini e robe di questo genere, no? Allora, dopo l'8 settembre questa lapide è stata tolta. E il mio babbo, che era un uomo povero, sta bella pietra, gli sembrava il nostro fondo era sterrato, quindi ha messo questa lapide rovesciata per terra lì. Quando i tedeschi hanno aperto il fondo e sono entrati con dei cavalli, questa lapide si è spezzata e si è girato un pezzo dal quale era comparsa la parola Duce o qualcosa di questo genere. E allora loro l'hanno preso subito, hanno visto di che si trattava e hanno pensato che lui fosse, come dicevano, un sovversivo, una persona. E lui invece gli spiegava, io non c'ho tempo di fare queste cose, che ho 7 figli. Non... E dopo si sono convinti, insomma, anche per le buone parole che ci ha messo le persone che contavano allora, che lui non era uno che aveva fatto quel lavoro, ma siccome lui era un po' quello che aveva le chiavi del lavatoio, che aveva le chiavi dell'acqua, che aveva le chiavi del cimitero, quindi quando era stato il momento di togliere la lapide, dopo l'8 settembre, era stato uno di quelli che aveva partecipato a questo lavoro, ma non per questioni di scelte politiche, quanto perché pensava che fosse il lavoro suo. C'erano qui nella zona, molto tempo prima, all'inizio del 43, io mi ricordo che erano di qui sulla scuola elementare, dov'è che adesso la casa dei Barboni, no? Noi fregotti, avevo 13 anni, ci avevamo fatto amicizia. Addirittura eravamo io, il por Mansueto e Mario Contini. Mansueto e Mario Contini sono morti. Ci diedero addirittura un distintivo, no? Tedesco. Loro erano del reparto paracadutista. A noi ci diceva, voi volonteo parasce. Io mi ricordo sta frase, no? Dice volontario parasce. E come la notte noi sentivamo l'incubo di quando passavano, che sentivano il peso degli scarponi che cantavano quelli Marlene, quei canti loro, ci sentivano, noi eravamo nascosti, passavano per le vie. La sera i tedeschi andavano a giocare a carte con i